Amici del web, buonasera, siamo qui davanti al Palazzo Comunale di Ariano Irpino e parliamo con ormai l'assessore, lo possiamo dire, Giuliana Franciosa. Come stai? Bene, bene, emozionata. Allora, emozionata, è la prima volta che una carica del genere? Sì, assolutamente sì. Di solito la politica l'ho fatta da dietro le quinte, ma in prima linea. Sì, vocifere, ancora non si sa bene, il tuo assessorato sarà istruzione, vero? Probabile. Sei contenta di questo? Molto. Senti, era nell'aria sta cosa, non si sapeva chi era, chi non era. Tu più o meno lo sapevi o lo immaginavi? No, diciamo che insomma ci stavo riflettendo, come probabilmente ci stavano riflettendo anche altre persone. E la mia riflessione ha portato ad un sì. Ad un sì per il paese. Quindi diciamo una cosa importante, tanto essendo una donna giovane, l'apporto che puoi dare in questo momento, la differenza, qual è la differenza? Io intanto vorrei fare la differenza, vorrei portare entusiasmo e vorrei portare una carica maggiore in questa amministrazione che sicuramente sta facendo ma ha ancora molto da fare. E insomma credo che poi di idee ce ne sono tante da realizzare, stasera già ho proposto qualcosa e penso che faremo qualcosa di buono. Non ci puoi dire cosa hai proposto stasera? Insomma idee innovative, progetti, allarghiamoci all'esterno, non restiamo radicati solamente sul nostro territorio, perché forse oggi parlare anche con l'esterno fa bene. Insomma allargare un po' i nostri orizzonti, ecco. Quindi già ci dà una sorta di respiro maggiore questa cosa. Cos'altro? Intanto in bocca al lupo, buon lavoro e forza. Crepi il lupo, ce la metterò tutta. Grazie, è stata gentilissima, l'ho fatta proprio così, tranquilla, senza